Ciao a tutti, in questo tutorial vi mostro come inserire l'attività compito. Quindi cliccate su attiva modifica, cliccate su aggiungi attività o risorsa nella giornata in cui lo volete inserire, cliccate su compito, aggiungi, lo chiamiamo compito di. Ad esempio, di algebra. Il compito può servire qua un po' come la domanda per il quiz, componimento, può servire per inserire un file e questo file deve essere effettuata una risposta. Quindi se dovete fare un test, quindi qui mi rivolgo ai docenti, un test, ovviamente ai tutor che possono dare questa opzione ai docenti. Dovete fare un test per il quale dovete caricare voi un'immagine, quindi mi viene in mente un qualcosa di matematico o decidete voi, e la cui risposta deve essere appunto anche una traccia scritta da parte del ragazzo. Potete utilizzare il compito. Compito di algebra. The score 25. Aprile 2020. Ci mettete una breve descrizione se volete, ma soprattutto caricate il file che i ragazzi devono vedere. Supponiamo sia questa la traccia, quindi voi fate una foto. La salvate sul computer o avete già il PDF in base a quello che avete e lo caricate. La gestione del compito avviene così: inizio consegne, termina consegne, da quando i ragazzi possono effettuare la consegna. Nel momento in cui voi date il termine consegna, quindi magari stessa giornata, entro un'ora, in quel lasso di tempo i ragazzi si inviano. Possono comunque modificare l'invio trasmesso, quindi hanno un'ora di tempo per farlo. Lo fanno in 10 minuti, lo inviano. Se poi si rendono conto che c'è stato un errore, hanno la possibilità di reinviarlo entro il termine, quindi hanno un'ora di tempo per farlo. Lo possono inviare più volte, ma nell'arco di quell'ora. Quindi voi decidete data inizio consegna e data termine consegna. Ci sarà una consegna file, molto probabilmente. Possono caricare anche più di un file, non c'è problema, magari voi decidete se volete dare i limiti al caricamento dei file. Possono caricare tutti i tipi di file. Le altre opzioni, in automatico ci sono tutte queste opzioni, quindi vi faccio vedere dove eventualmente modificare. Tipi di feedback, potete lasciare il commento, in modo tale che voi possiate anche commentare dove hanno sbagliato. O se è andato molto bene. Impostazioni di consegna, non è necessario modificare niente. Consegne di gruppo neanche. Notifiche all'allievo, se volete, può arrivare la notifica nel momento in cui è stata fatta la valutazione. Qui è importantissimo, valutazione, dovete scegliere il punteggio che può essere attribuito a questo test. 5, 10, 1. Valutazione semplice e diretta. Decidete se ci deve essere una sufficienza o meno. E per il resto basta. Potete salvare il compito così. Il compito lo troverete quindi pronto sulla vostra scrivania. Se ci cliccano i ragazzi, lo vedranno. E lo potranno modificare, potranno scaricare la traccia e inserirlo. Dopo che i ragazzi hanno inviato, voi lo troverete qui. Quindi questo è sempre accessibile il link per voi. Ci cliccate e avrete consegne. Da qui potrete vedere quanti hanno consegnato. E di conseguenza potrete gestire, una volta che ci sono le consegne, le valutazioni. Potrete vedere i singoli compiti e valutarli. Adesso vi faccio vedere come.